Continua la tradizione favorevole contro l'Italia del Brasile, che non perde contro gli azzurri dal mondiale dell'82, che a Salvador de Bahia rimane imbattuto, aggiungendo la vittoria numero 13 in 18 gare disputate. Il 4-2 ha garantito ai carioca il primo posto nel girone con 9 punti e la semifinale da disputarsi mercoledì a Belo Horizonte contro Uruguay o Nigeria. Una festa che stride con le preoccupazioni crescenti prima dell'inizio del torneo. Nonostante la vittoria con la Francia, infatti, la Seleção era scesa al 22° posto del ranking FIFA. Una festa che stride anche con gli scontri che stanno macchiando i giorni di questa Confederations e che hanno gettato sospetti sulla capacità del paese ad ospitare un evento di portata mondiale il prossimo anno. Nonostante il contorno, quindi, i giocatori di Scolari hanno dato parecchi motivi ai tifosi per distrarsi e festeggiare grazie alle vittorie con Giappone, Messico e Italia. Il Brasile continua così la caccia alla sua quarta Confederations Cup, la terza consecutiva, anche se la cabala dice che chi vince la Confederations poi non si aggiudica il mondiale l'anno successivo.